Se ne calzi il secondo video della giornata fatto praticamente subito dopo quello di Remy e Strilli, ci vi lascio delle schede. Oggi siamo qua per parlare della nuova divisa del Milan, dove ci saranno dei cambiamenti, ovvero il Milan non sarà più Adidas ma Puma, questo si sappia già da un bel po'. Ci sono già un po' di voci sulla maglia e l'ufficialità della maglia è questa qui. Sì, so che potrei fare gli effetti fighi col computer, ma non ci voglio, quindi ve lo faccio vedere dal telefono. La pagina è quella della Forza YouTube, è strafamoso. Uno dei primi, non si riesce a mettere a fuoco. No, vabbè, comunque è della Forza. Mentre questa qua, che a me non dispiace veramente. A me piace, non so a voi, penso che la comprerò. Come vedete, Puma. Non riesco a mettere a fuoco proprio. No, non riesco a mettere a fuoco, ok. Puma con appunto qua. Non so se riuscite a vedere, c'è un piccolo bottone. No, non riuscite a vederlo, mi sa. No, vabbè, comunque c'è un bottone. E il simbolo del Puma sulle spalle. Vediamo se un pochino si intravede. Ok. Saranno disponibili sul mercato dal 6 luglio, se non sbaglio. Sì, dal 6 luglio. Io è un affare che farei comunque. Un pezzo di storia, Milan che cambia sponsor, diventa Puma. Non lo so se è mai stato Puma nella storia di Milan. Non lo so. Però comunque io penso che farò questo acquisto. Quindi ragazzi, questo video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un pollice in su, come iscrivetevi. Ditemi cosa, che voto date alla maglia. Io do un bel 7,5, 7/8. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ah, prima di chiudere. So che nel video precedente non ho menzionato, come si chiama, Halilovic, se non sbaglio, vediamo. Halilovic, in teoria sarebbe così, non tranciatemi se sbaglio. Però ancora non è del tutto definito l'acquisto. Perché è cambiata un po' la formula. Appena sarà ufficializzato, io porterò ovviamente il video. Quindi, seguiteci su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!